Questo per il 5.12, giusto? Giusto. Adesso stiamo andando al 5.11, mi dà la riformulazione. 5.11, sostituire le parole al comma 7, lettera A, sostituire il capoverso comma 1 bis con il seguente, con le seguenti al comma 7, lettera A, dopo il primo periodo aggiungere il seguente. Procederei. Prego. 5.17, Ermini, favorevole. Ciao. 5.13, Ermini, favorevole. Sì. 5.15, Lauricella, è favorevole con riformulazione, sopprimere la parte conseguenziale. Sì. 5.16, Bindi, favorevole. D'accordo. Grazie Presidente. Grazie Relatore. E allora adesso il Governo, Sottosegretario Ferri. Grazie Presidente, i pareri sono tutti conformi al Relatore e anche le riformulazioni sono condivise. Va bene, la ringrazio. E allora cominciamo con gli emendamenti dell'articolo 5. Siamo col 5.1 Sarti, c'è un invito al ritiro, parere contrario. La deputata chiede la parola. Prego, deputata. Grazie Presidente. Parliamo ancora di misure di prevenzione, questa volta di misure di prevenzione patrimoniali. E con questo emendamento vorremmo andare sempre ad incidere sui soggetti ai quali vengono applicate le misure di prevenzione patrimoniali. Questa è sempre una richiesta che viene dal mondo esterno, da chi ogni giorno si trova a doversi confrontare e magari applicare con queste misure di prevenzione. Una norma che sarebbe sacrosanta in questo Paese è l'applicazione, la possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche ai pubblici ufficiali indagati per gravi reati contro la pubblica amministrazione. Stiamo parlando di pubblici ufficiali indagati per corruzione, per concussione, per corruzione in atti giudiziari. Ecco, con questo emendamento noi